possiamo dire questo, che quello che faremo fra poco non è un'invenzione cristiana. Molte volte siamo portati a credere che il battesimo, ad esempio, la cena del Signore sia un'invenzione del cristianesimo. Quello che noi faremo fra poco ha le sue radici nell'ebraismo, ancora oggi. E questa è una radice che non dovremmo mai dimenticare. Vedete, il Signore ha istituito la cena in un momento particolare, che era l'ultima cena, era la cena pasquale. Ora, al di là delle controversie, se era di venerdì, di giovedì, questo è un altro problema teologico, Gesù, con i suoi discepoli, da ebreo, si mette a tavola e consuma quello che si chiama il Seder, che è la cena pasquale. Si consuma in un certo modo, sono tanti pasti, e ognuno di questi pasti, di questi cibi, di queste pietanze, hanno dei sapori, e il sapore ha un significato. L'erba amare si mangia, si gusta l'amaro dell'erba, perché ci deve ricordare, a noi ebrei deve ricordare la schiavitù. Gustiamo, dobbiamo mangiare un dolce fatto proprio di fichi, eccetera, che è marroncino, schifoso da vedere, buono da mangiare, perché ci ricorda il fango che utilizzavamo per fare i mattoni. Sono tutte simbologie, e gustandoli, masticandoli insieme, si racconta, perché dura circa 5 ore il seder, si racconta di volta in volta e si ricorda. E poi c'era il kiddush, la benedizione del vino e del pane, in cui si recita la benedizione Baruch Atah Adonai, eccetera, in cui si benedice il Signore dell'universo per il frutto della vigna e per il pane. Si benedice il Signore, benedetto sei tu il Signore dell'universo, non si benedice la materia, si benedice il creatore. Anche questa è una grande differenza. Noi siamo abituati a benedire l'oggetto, si benedice il creatore. Ecco che questa usanza il Signore l'ha portata fra i suoi discepoli ebrei, e nel seder a un certo punto ha fatto quello che facciamo noi ebrei generalmente a seder: si prende e facciamo la benedizione del pane e del vino, e si recita la benedizione per il vino. Quindi quando leggiamo prese del calice lo benedisse, non lo dobbiamo leggere, o non lo dovete leggere da italiani, ma dovreste leggere da ebrei, Baruch Atah Adonai, e si recita la benedizione del pane e del vino. E quel cerimoniale che era riservato, è riservato nella sua interezza agli ebrei, è diventato come simbolo per tutti, perché quell'agnello che poco dopo avrebbero sacrificato nel Tempio era lui, l'agnello che avesse sacrificato, o il montone che fu sacrificato da Abramo al posto di Isacco, perché le radici sono lì poi. Sono le radici. Quindi quello che veniva fatto non era quello che Gesù ha fatto, non è, molte volte perdiamo questo senso, non è quella cerimonia, quella liturgia a volte pesante che abbiamo sia negli ambienti cattolici che protestanti, in cui c'è questa venerazione, la santa cena, è santa, è la cena, non è santa. Nella Bibbia non parla di santa cena, parla di cena del Signore, la tavola del Signore, che invece è un pasto che veniva consumato insieme. E si gustava, non è il sorsettino di vino, il pezzettino di pane, era il sorso di vino, era il pane che veniva masticato, perché bisogna ricordare il corpo del Signore che è stato dato per noi, lo ricordi gustando quel salato, quella farina, lo ricordi. E bevendo questo vino, che questo liquido forte, che in qualche modo non è acqua, è vino, quindi ti lascia poi anche un respiro diverso, ricordi che il sangue di Cristo fu un sangue forte, forte da perdonarmi. Per dare i miei peccati passati, presenti e futuri. Ecco che il cerimoniale della cena del Signore diventa e ha un significato completamente diverso se ricordiamo e torniamo a quell'opera di convincimento che Lui vuole fare nella nostra vita. Dedichiamo un momento alla lode attraverso la musica, ci alziamo in piedi, perché si canta in piedi, non seduti.